Nella scena iniziale si vede una bambina di nome Lainey correre per i campi coltivati, raccogliendo una mela tra quelle marce. Torna a casa con la mela in mano e la dà a sua madre Jessica. La madre rimprovera la figlia perché sta raccogliendo troppe mele che non vengono mangiate e dice a Lainey che non ne hanno bisogno. Jessica è una madre single con due figli piccoli di nome Lainey e Mason. La famiglia vive nella casa della defunta nonna di Jessica in mezzo al nulla ed è ex tossicodipendente. Jessica fatica a tirare avanti e sta pensando di trasferirsi in città, nella speranza di trovare un buon lavoro e ricominciare da capo. Durante il trasloco getta tutto il cibo nell'auto per poi dirigersi verso la dispensa. La casa è così vecchia e danneggiata che la porta nella dispensa non si apre dall'interno, così per evitare che si chiuda Jessica la blocca con un mattone. Inizia a gettare tutte le cose in un sacco della spazzatura quando vede la Bibbia della nonna e decide di tenerla. A sua insaputa però il mattone non è abbastanza alto da reggere la porta che inizia a chiudersi lentamente bloccandola all'interno. Jessica accende le luci e chiede alla figlia maggiore Lainey di aprire la porta, ma la bambina non è abbastanza forte per girare il pomello arrugginito. Jessica prova quindi ad aprire la porta con un calcio ma non ci riesce. Non appena si accorge che i cardini della porta sono svitabili, chiama Lainey e le chiede di prendere tutti gli attrezzi possibili dalla scatola rossa sul portico. Lainey le procura un cacciavite per allentare i cardini della porta, ma non ci riesce perché il cacciavite è troppo grande. Dopo un po' di tempo vediamo Jessica che si siede e sembra essersi arresa. Ma poi Lainey annuncia che suo padre, ovvero l'ex fidanzato di Jessica, Rob, è arrivato a casa per prendere la sua cassetta degli attrezzi. Non avendo altra scelta chiede il suo aiuto. Rob è un tossicodipendente e per questo Jessica gli impedisce di interagire con i figli. Infatti adesso è sotto effetto e ha portato a casa un suo amico tossicodipendente, Sammy. La cosa peggiore è che Sammy è molestatore di bambini e rilasciato in libertà vigilata. Ma nonostante tutto, Rob cerca ancora di tornare insieme, dicendo che Jessica è diventata troppo snob perché pensa di essere migliore di loro ora che è pulita. Quando lei rifiuta queste sciocchezze, lui le rinfaccia di essere una pessima madre per essere rimasta bloccata nella dispensa e la schiaffeggia. Lei cerca di raggiungere il telefono per chiamare i soccorsi, ma lui la prende violentemente e la chiude dentro la dispensa prima che possa farlo. Sentendo tutti i rumori, Lainey scende il piano di sotto e Jessica le ordina di chiudersi a chiave con suo fratellino Mason nella sua stanza. Rob inizia a conficcare dei chiodi nella porta, ferendo il palmo della mano di Jessica e facendola urlare di dolore. Sente anche Sammy che si offre di portare i bambini a casa sua e implora disperatamente Rob di tenere Sammy lontano dai loro figli. Una volta terminato, Rob fa scivolare un pacchetto di droga nella stanza e le dice che la lascerà chiusa dentro finché non ricomincerà a drogarsi. Jessica non riceve alcuna risposta da Rob e sente la porta d'ingresso chiudersi, il che significa che gli uomini se ne sono andati. Si avvolge il palmo della mano ferita con dei tovaglioli e dopo un po' sente i passi di qualcuno che corre al piano di sotto. Si scopre che si tratta di Lainey, la figlia le chiede innocentemente cosa ci faccia nella dispensa, informa la madre che la porta della dispensa è stata sbarrata, rendendo impossibile l'apertura. L'unica cosa che Jessica può fare per il momento è ordinare alla figlia di chiudere a chiave la porta d'ingresso. Come se non bastasse, la bambina non riesce a trovare il telefono di Jessica da nessuna parte. Essendo molto piccola, Lainey ha paura di andare in bagno da sola e così, non riuscendo a trattenere la pipì ancora per molto, la fa vicino alla porta e prega Jessica di non arrabbiarsi per questo. Qualche ora dopo, Lainey annuncia di avere fame, mentre tutto il cibo presente in casa è già stato messo nella sua auto, che Rob ha rubato. L'unico elemento rimasto in casa è un barattolo di burro di mele della nonna di Jessica e una bottiglia di liquore. Versa un po' di burro di mele su un piatto e lo fa scivolare attraverso la porta, permettendo a Lainey di mangiare e chiedendole di dare da mangiare anche al piccolo Mason. Quando arriva la notte, vediamo la povera madre sdraiata sul pavimento mentre prova a dormire. Si scopre che Lainey è sdraiata sul pavimento proprio davanti alla porta perché ha paura di dormire da sola. Il mattino seguente la donna nutre i figli con altro burro di mele e si rende conto di quanto sia grave la sua ferita. Chiede a Lainey di portarle qualche oggetto robusto, ma la bambina sembra non capire cosa intenda. La bambina continua a portarle gli oggetti sbagliati, cosa che frustra Jessica e la fa urlare. Quando sente Lainey piangere si scusa immediatamente. Poco dopo Lainey torna con un cacciavite che ha trovato fuori casa. Con una nuova speranza, Jessica inizia a scalfire le piastrelle del pavimento nonostante la ferita alla mano. È sicura di poter uscire se continua a scavare. Ma la sua speranza non dura a lungo, Lainey annuncia che Sammy è in casa. Jessica si fa prendere dal panico e ordina a Lainey di chiudersi col Mason nella sua stanza al piano di sopra. Come previsto, Sammy si avvicina alla porta della dispensa solo per ribadire che sta per prendersi Lainey, ritenendo che sia un suo diritto perché Rob gli deve dei soldi. Sale al piano di sopra per cercare Lainey, mentre Jessica cerca di pensare in fretta a cosa fare. Jessica annuncia di avere il pacchetto della sostanza di Rob con lei e si offre di scambiarlo in cambio della sua uscita. La ragazza abbocca ma si rifiuta di farla uscire perché non vuole avere problemi con Rob. Non le rimane altra scelta che escogitare un altro piano. Dice a Sammy che è disposta a cedergli la droga purché se ne vada. La madre afferma inoltre di essere ferita e di non potersi muovere, per cui Sammy deve allungare le mani per consegnargli la droga. Dopo un po' di convincimento, lui fa come gli viene chiesto, solo che una volta infilato il braccio, lei gli conficca il cacciavite nel palmo della mano e spinge più a fondo, intrappolandolo lì. Lui urla di rabbia e impreca contro di lei e dopo un po' di tempo inizia a implorarla di liberarlo, mentre lei continua a demolire il pavimento.
Quando lei continua a ignorarlo, lui inizia a prenderla in giro, dicendo che Jessica prima o poi ci ricadrà, perché non esistono ex tossicodipendenti. Lei gli taglia il palmo della mano per farlo tacere. Fuori cala la notte e si scatena un temporale che fa saltare l'elettricità. Spaventata, la piccola Lane inizia a chiamare la madre e si precipita al piano di sotto, senza accorgersi di Sammy che giace accanto alla porta. Sammy coglie l'occasione per prenderla e inizia a minacciare di rompere una gamba alla bambina se Jessica non lo lascia andare. Quando sente la figlia piangere, si dispera a tal punto da versare il liquore sulla mano di Sammy. Poi tira fuori il suo accendino, dandole fuoco e costringendola a lasciare andare Lane. Sfortunatamente il fuoco inizia a diffondersi anche all'interno della dispensa, così è costretta a spegnerlo. Sammy muore bruciato, mentre Lane non dice nulla. In seguito Jessica si addormenta per la stanchezza. Il mattino seguente prova a chiamare Lane per sapere se sta bene, ma non riceve risposta. La situazione sta mettendo Jessica sotto pressione, così sta per farsi la sostanza, ma si tira indietro quando vede la Bibbia. Jessica nota un dollaro incastrato tra le pagine della vecchia Bibbia della nonna. Sfoglia il libro scoprendo un sacco di banconote da un dollaro incastrate all'interno, che servivano da segnalibro per le parti che la nonna voleva farle leggere per ricordarle di essere forte. Inoltre trova un biglietto che contiene una ricetta speciale su come preparare il miglior burro di mele. Finisce per gettare il libro sulla croce appesa in fondo alla stanza perché questa scoperta non l'aiuterà a fuggire. La croce si rompe e quando Jessica la raccoglie nota una perdita nel soffitto. Prova a strappare le assi di legno e scopre che non è difficile farlo perché il legno del soffitto è debole e impregnato d'acqua. Le viene in mente un'idea, quindi controlla Sammy per assicurarsi che sia morto, prima di staccargli il cacciavite dalla mano. Poi continua a scalfire il soffitto fino a creare un buco. Non le ci vuole molto per uscire da lì e si ritrova sul piano superiore. Pezzi di mele sono sparsi per tutto il corridoio e la porta della camera da letto è chiusa a chiave, costringendola a buttarla giù. Dentro si accorge che la camera da letto è in disordine e che c'è qualcosa che non si muove sotto strati di coperte. Si prepara il peggio e scopre le coperte una per una, fino a quando non trova i suoi due figli che giacciono immobili. Per fortuna Lane e Mason stavano solo dormendo. I bambini hanno fame, così li porta di sotto a prendere le chiavi della moto di Sammy. Tuttavia fuori c'è la tempesta e Rob le ha portato via le chiavi dell'auto per impedirle di fuggire. Non le resta quindi che rompere la porta con un mattone per recuperare il cibo. Ma mentre si precipitano all'interno, lei gli fa cadere dei cracker. La bambina implora poi Jessica di andare a prendere i cracker per lei. Mentre la madre esce per accontentare i desideri della figlia, vediamo Sammy in piedi alla finestra, il che significa che dopo tutto è ancora vivo. Jessica si fa prendere dal panico e cerca di entrare, ma lui ha chiuso la porta a chiave. Prende la pietra e la usa per rompere il vetro della porta d'ingresso. Una volta entrata, segue il suono delle grida dei suoi figli al piano di sopra e trova Sammy con in braccio il piccolo Mason e un coltello. Minaccia di uccidere il bambino, mentre Jessica lo implora di cambiare idea, ma questa volta Sammy in cerca di vendetta. Appena in tempo arriva Rob, che punta una pistola contro Sammy e la spaventa facendogli lasciare andare il bambino. Jessica porta i figli al sicuro, mentre Rob pensa che Sammy abbia fatto qualcosa di orribile ai suoi figli e lo uccide. Poi le chiede dei soldi e lei gli dice che sua nonna ne ha lasciati nella dispensa. L'uomo apre la porta e inizia a raccogliere i soldi dal pavimento. Jessica le chiede di lasciare andare lei e i suoi figli, ma lui ha altri piani. Vuole che lei faccia di nuovo uso di sostanze come prima. Sapendo bene quanto Rob sia pericoloso, lei collabora. Ma prima le chiede di andare a prendere il resto del cibo in macchina. Quando lui è fuori, lei gli prepara un panino con il burro di mele. Rob sembra molto eccitato una volta rientrato in casa perché pensa che Jessica lo ami ancora e ha voglia di diventare tossicodipendente insieme come ai vecchi tempi. Divora il panino e va a prendere la droga per loro. Poiché non vogliono che i bambini li vedano, si recano in salotto e Rob va per primo a iniettarsi la droga in corpo. Jessica cerca di guadagnare tempo, dicendo che non è pronta a farlo di nuovo. Questo infastidisce l'uomo, che le punta la pistola contro e la costringe a legarsi il braccio e iniettarsi la droga. All'improvviso la droga iniettata inizia a fare effetto sul ragazzo. Jessica coglie l'occasione per scappare. Corre il piano superiore fino alla camera da letto e come ultimo disperato tentativo pensa di buttarsi dalla finestra. Ma Rob la raggiunge e la blocca al muro, in procinto di farle un'iniezione con la forza. Appena in tempo Rob inizia a sentirsi male e strisciare per la stanza. Jessica gli rivela di aver messo la sostanza nel suo panino e ora è in overdose. Furioso minaccia di spararle e lei lo spinge fuori dalla finestra, uccidendolo. La scena successiva mostra un salto temporale. Jessica ha cambiato idea sul trasferimento in una nuova casa e ha deciso di rimanere nella casa ereditata dalla nonna. Ora si guadagna da vivere producendo burro di mele fatto in casa e la vita sembra andare meglio per lei perché ha deciso di dimenticare le sostanze una volta per tutte. L'attività va bene perché la gente in città sembra amare il suo burro di mele grazie alla ricetta lasciata dalla nonna defunta. E così la piccola famiglia vive felice e contenta. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.